13:05. La campana di Piazza dei Signori a Treviso suona nel silenzio della città, che si ferma per 7 minuti. Tanto durò quel terribile e inatteso bombardamento in quel Venerdì Santo 1944. Io abitavo qui dietro, subito in Piazza San Vito, ero in terrazza che guardavo gli aerei e che passavano e sono arrivate giù le pirole. Ero in terrazza e a un certo momento è venuto tutto buio, che venendo giù per le scale non si vedeva neanche che se c'erano le scale o cosa, perché ormai le bombe si avevano rovesciato tutto. Quasi nulla rimase in piedi della città, che ogni anno ritorna qui in piazza per fare memoria di quella ferita restaurata nelle pietre, ma ancora aperta e viva nel ricordo e negli affetti. Io ho una cugina, sono rimasti tutti e quattro sotto il bombardamento. E la bambina è stata 6 giorni seduta in una chiesa, perché non sapeva chi era la bambina, che aveva 2 anni dall'inizio. Tra i primi soccorritori di quelle ore ci fu il vescovo Antonio Mantiero e un giovane Giancarlo Gentilini. Oggi, vedi, con questa manifestazione del ricordo abbiamo voluto mandare un ponte verso i giovani, in modo che sappiano cosa è successo e che nessuno si sogni di ripetere quei grandi errori della guerra. La maggior parte delle vittime riposa nella chiesa votiva fatta costruire dal vescovo Longhin dopo la Grande Guerra. Qui in mattinata l'attuale vescovo, Monsignor Gardin, ha presieduto una messa di suffragio in cui il Vangelo dei discepoli di Emmaus, prima disperati e poi gioiosi, ha aperto il cuore alla speranza. Ecco, anche noi possiamo riconoscere negli anni della ricostruzione il segno del bene, il segno dell'impegno collettivo, il segno della volontà di rispondere, come dice Paolo, di rispondere al male con il bene.